Allora, qui abbiamo il protagonista del film, di Oggetti Smarriti, per chi non lo conoscesse, lui è... Sempre Guido nel film. Guido. No, nella vita... Nella vita Roberto. Roberto. Giorgia Burke. E niente, questo film praticamente diciamo ruota un po' tutto intorno al personaggio di Guido, che è un Don Giovanni, uno che insomma era sposato con me, però lui ha un debole per le belle donne, no? Ma per la bella, per la bella vita, e poi insomma attraverso un viaggio abbastanza doloroso, una cosa con scienza, insomma, un po' onirico, una sorta di dimensione parallela, non si capisce bene, da qualche e ha diverse. A diverse interpretazioni riesce a ritrovare i suoi affetti, tra cui quello della figlia di 6 anni che aveva un po' trascurato, nostra figlia. E insomma, forse anche il rapporto con la moglie, insomma, alla fine sembra che ci sia un'apertura anche in quel senso. Quello per il seguito, chissà. Quello per il seguito. Il seguito. Sì. No, perché tutto il film inizia, insomma, che a un certo punto noi siamo separati, io tengo la bambina perché lui ha altre bambine, e lui tiene altri bambini e un giorno gliela lascia a casa e lui non è mai stato solo con sua figlia, per cui inizia un po' questo vortice delirante in cui inizia a perdere prima un cacciavite, insomma qualche oggetto, e alla fine riesce persino a perdere sua figlia. Però l'avrà persa veramente o in realtà quello che crediamo di aver perso è sempre, no? Come quando cerchi le chiavi che ce l'hai nella borsa. Bravo, è esattamente quello che succede in questo film. Quindi buona visione, speriamo. A presto.